Amici 22, Cervi provoca Wax, ti salvi perfumo che spargi negli occhi, ora canta. Il dai team di Amici 22 che è andato in onda oggi, mercoledì 5 aprile, è iniziato con una gara di ballo speciale, Marcello Sacchetta ha premiato Alessio Isobel e Maddalena. Giù dal podio di questa competizione a teatro, Remone e Mattia. Rudy Cervi, inoltre, ha lanciato un guanto di sfida a Wax mettendolo alla prova sulle sue doti vocali, il cantante di Arisa dovrà sfidarsi con Aaron su Se bruciasse la città di Massimo Ranieri. Nell'attesa che venga registrato il 4 gradi appuntamento serale con Amici, i fan sono stati aggiornati su quello che è successo in casetta nei giorni scorsi. I 5 ballerini ancora in gara, ad esempio, hanno partecipato ad una nuova gara, gli allievi sono stati accompagnati da un van in un posto diverso dagli studi e lì si sono misurati col parere di Marcello Sacchetta. Il coreografo ha assistito alle esibizioni di tutti i ragazzi della scuola, dopodiché ha stilato una classifica in base a chi lo ha colpito di più. Ultimo posto per Mattia Senzola, al quale il giudice ha consigliato di alzare lo sguardo mentre danza, penultimo Remon con una performance incentrata sull'emozione e non sulla tecnica classica. Maddalena si è piazzata al terzo posto, dietro alla collega Isobel. A vincere questa speciale competizione, è stato Alessio, l'alunno di Raimondo Todaro ha convinto il giurato con una sua coreografia Hip Hop. La seconda parte del pomeridiano di Amici del 5 aprile, è stata dedicata al guanto di sfida che Cervi ha lanciato a Wax in vista della quarta puntata del serale. Maria De Filippi ha letto ai ragazzi le parole che Rudy ha scelto per proporre il confronto tra il suo allievo Aaron e il pupillo di Arisa. Una lettera per niente tenera con la quale il professore ha messo in dubbio le doti canore dell'avversario. Giù la maschera, fino ad ora ti sei salvato gettando fumo negli occhi. La vogliamo cantare una canzone o chiedo troppo a te e alla tua bodyguard? Ha chiesto il docente della scuola con palese tono provocatorio. La prova che potrebbe essere schierata nel corso della registrazione di domani pomeriggio. Dunque, è incentrata sull'estensione vocale di due protagonisti assoluti della 22esima edizione del talent show. L'unico commento che Wax ha fatto a questa sfida, è stato, lui è scorretto. Aaron ha difeso il suo tutor ricordando che si tratta di uno strumento che tutti gli insegnanti hanno a disposizione per cercare di vincere le manche accaparrandosi i voti dei tre giudici esterni. La puntata odierna di Amici si è conclusa con Wax che domandava ad Aaron se il brano Se bruciasse la città intendeva cantarlo in tonalità originale oppure no, Arisa. Dunque, ha accettato il guanto di Rudy e molto probabilmente sarà schierato nella prossima registrazione. Anche se ha battuto Samu nel ballottaggio del 3 gradi serale, il cantante Wax non è al sicuro, domani. Quando si svolgeranno le riprese dell'appuntamento che sarà trasmesso in TV l'8 aprile. Il giovane potrebbe finire nuovamente a rischio eliminazione. Se la squadra Arisa Todaro dovesse perdere anche solo una delle tre manche della serata. Allo spareggio andrebbe un'altra Federica, Alessio, Mattia e Wax, spetterà alla commissione esterna scegliere l'allievo da mandare a casa e quelli da confermare nella gara. Per quanto riguarda gli altri due team del cast e i talenti che potrebbero perdere nel corso della quarta registrazione. I fan pensano a rischiare per Cervi Celentano sarebbe Remon, mentre per Cuccarini Emanuello sarebbe Cricca.